Gentilissimi telespettatori, ben ritrovati. Le telecamere di STV questa mattina a Lamezia Terme per seguire questa meravigliosa corsa di Natale. E chi poteva essere se non il presidente dottor Vincenzo Caira a parlarci di questo evento che ancora una volta viene organizzato magistralmente dal dottor Pietro Gatto. Benvenuto presidente, come stai intanto? Bene, grazie, vi ringrazio sempre per la vostra cortese disponibilità e presenza. Allora, intanto stiamo parlando di una corsa che vedrà protagonisti i più piccoli, i bambini. Ma questo è il progetto della federazione, che è Rancard Young e Rancard Silver, dove ha attenzionato le fasce giovanili con dei progetti mirati, sponsorizzati anche da Sport e Salute, in maniera tale da aumentare la promozione e la pratica sportiva in tutta Italia. Quindi hanno imposto, diciamo, anche a tutte le federazioni, i comitati, di organizzare questo evento. E quale migliore location se non Lamezia Terme, che è al centro della Calabria e ci dà ampie garanzie Pietro Gatto con la sua associazione per la sempre bellissima organizzazione. Presidente, Lamezia Terme che sta diventando veramente un centro importante per quanto riguarda le manifestazioni che la vostra associazione sta puntando da parecchio tempo. Beh sì, perché ci sono intanto delle sicuramente delle buone capacità organizzative, e poi Lamezia, ringraziamo anche l'amministrazione comunale che è sempre disponibile con in testa il sindaco, e poi Lamezia, diciamo, per la location che ha e per le disponibilità che mette sempre al servizio, è al centro della regione Calabria, quindi di conseguenza facilmente raggiungibile da tutte le associazioni. Il nostro presidente ha scelto Lamezia, ma ha scelto una zona diversa di Lamezia, restando sempre al centro. Adesso siamo su Corso Giovanni Nicotera. Tutto questo sicuramente produrrà una maggiore presenza di persone che frequentano molto spesso e volentieri questa zona di Lamezia. Beh sì, sicuramente noi abbiamo preferito farlo qui in questa zona dove c'è anche la scuola elementare ed è comunque un sinonimo di anche ampia garanzia. Abbiamo notevolmente aumentato le partecipazioni, sono più di 300 iscritti, quindi sarà un bellissimo evento, una corsa di Natale che mi auguro di buon auspicio per il nuovo 2024. Quindi per essere la prima edizione si parte veramente col botto, e voglio chiudere anche che nel finale ci sarà la camminata anche degli over 65, che è anche bello questo fatto. Sì, certamente è stato attenzionato anche, sono state attenzionate anche le fasce d'età over 65 per promuovere, diciamo, un'attività motoria con lo scopo principale di migliorare la qualità della propria vita, insomma. Ecco, questo è l'obiettivo degli over 65, che faranno una semplice passeggiata e verranno distribuiti comunque i gadget a tutti i partecipanti. Perfetto, presidente, in bocca al lupo, è sempre un piacere incontrarla. Avanzo un io mi ricordo, glielo ricordo in diretta. Sì, sicuramente, vive il lupo. Grazie. Grazie. Ebbene sì, abbiamo appena sentito il nostro presidente Vincenzo Caira, adesso è la volta del presidente ASD Nicola Sagrin, il nostro magico dottor Pietro Gatto. Un'idea brillante quella di oggi, in prossimità del Natale, di coinvolgere tutti i più piccolini veramente in questa gara, in questa corsa di Natale. Presidente, benvenuto. Sì, un benvenuto a tutti e buongiorno a tutti. Era doveroso da parte nostra, un po' che abbiamo i capelli bianchi, pensare ai bambini, lasciare alle spalle quel triennio di pandemia che ci ha un po' lacerato nelle chiusure delle nostre pareti. Adesso invece tutti per la strada. Abbiamo circa 300 bambini iscritti, un volume inaspettato rispetto alla nostra organizzazione che ci eravamo date, ma siamo qui pronti per accoglierli e chiedo tantissima collaborazione dei genitori e tantissima collaborazione di tutti i volontari che stanno qui con noi per organizzare il massimo della sicurezza. Siamo in pieno centro città, quindi immaginate un po' la viabilità, quindi rendere una piazza tutta isola pedonale quanto è impegnativo. Bene, i primi a partire saranno i bambini da un anno, che sono dolcissimi a venire sotto l'arco della partenza, poi quelli di 2 anni, 3 anni, 4 anni e così via, sino ad arrivare a 15 anni. In fondo alla gara poi ci saranno gli over 65 o chiunque vorrà fare una camminata per la città che sarà isola pedonale, tutta per noi, oggi dedicato alla festa natalizia 2023. Ne avevamo bisogno.
In una breve sintesi ci hai già detto come è strutturata questa giornata, però io voglio dire che ancora una volta siamo partiti col botto per essere la prima edizione, un numero veramente importante e tra le altre cose anche la location che è stata scelta. Ci siamo spostati da Corso Numistrano a Corso Giovanni Nicotera, siamo di fronte all'edificio scolastico che vede tantissimi bambini proprio ogni giorno andare in questa scuola. Sì, inaspettata veramente l'affluenza, io sono emozionatissimo, vedere tutti questi bambini, ma già ieri sera lo ero e stanotte non ho dormito per la gioia dei partecipanti. Penso veramente che per essere una prima edizione sia un grande successo, un grande successo. Cercheremo di dare il massimo dell'accoglienza a questi bambini e cercare di farli sorridere. Non ti rubiamo più tempo perché sappiamo grazie che tantissimo. Da un momento all'altro iniziamo. In bocca al lupo, ci vediamo dopo. Grazie Presidente. Grazie, grazie a tutti, a dopo. E stamattina non potevamo che non incontrare Luigi Talarico, che è sempre uno presente alle corse organizzate dal nostro magico Pietro Gatto. Lui lavora dietro le quinte, però c'è sempre. Benvenuto anche oggi, Luigi. Benvenuto a te e alla tua troupe, Renato. Cerchiamo di dare una mano a questa città come possiamo. Ognuno di noi mette quel piccolo pelo per formare il pennello. Assolutamente sì, oggi è importante questa gara anche perché vengono coinvolti i più piccolini, quelli che evidentemente hanno un'età ancora che parte dai 4 anni addirittura. Sì, è il Natale dei bambini, che ci tenevamo tanto a fare questa manifestazione con Pietro, finalmente si è realizzata e si è realizzata in una parte dove non si è mai fatto nulla sotto il profilo sportivo, diciamo Corso Giovanni Nicotera, e speriamo che sia l'inizio di tante cose su questo pezzo di città, diciamo. Mentre stai parlando la nostra cara Romina sta riprendendo questi magici, ecco, guarda che bello tutto questo, vede coinvolti i bimbi e quindi è una giornata meravigliosa in prossimità delle festività natalizie, Luigi. Sì, anche tu forse non sai, ma stiamo organizzando anche il condominio Lamezia, abbiamo trovato la disponibilità, con te ci abbiamo provato tantissimi anni, questa volta abbiamo trovato la disponibilità di fare il condominio Lamezia con una serie di manifestazioni che ci accompagna fino all'antevigilia di Natale. Quindi questa sera ci saranno un sacco di gruppi che si esibiranno, sono tutti artisti di strada con delle band, e quindi stiamo cercando di dare vita a questa città. Se ci riusciamo non lo so, noi ci proviamo sempre. Assolutamente sì, in bocca al lupo per questo progetto. Credo che Lamezia abbia bisogno di questi eventi per renderla viva per come merita. Siamo al centro della Calabria, viva Lamezia, Luigi. Speriamo di sì, speriamo che ci riusciamo tutti insieme, però se facciamo squadra ci riusciremo sicuramente. Vai, grande, buona giornata e buon lavoro a te, grazie. Buon lavoro a tutta la troupe. Abbiamo cominciato col botto veramente. Questa è una nuova esperienza, la corsa di Natale. Ci auguriamo, dopo il successo di quest'anno, di poterla riproporre anche negli anni successivi. È una grande cosa. Quando si vedono bambini è qualcosa di eccezionale. Quindi speriamo di continuare con tanto entusiasmo. Avete avuto un'idea veramente brillante insieme a Pietro e a tutto lo staff, avete coinvolto veramente i bambini più piccoli e questa è una cosa che per il periodo di Natale che sta per arrivare è veramente importante. Sì, abbiamo coinvolto i bambini addirittura di un anno, quindi la cosa più bella che si potesse organizzare. Una cosa è una gara che è stata veramente improvvisata da Pietro, perché in brevissimo tempo è riuscito a organizzare una gara così meravigliosa. Tu hai detto Pietro, ma dietro Pietro ci sei tu, c'è Luigi, ci sono tantissimi che veramente ha dato una grossa mano e dato un segno importante per la città di Lamezia Terme. Ti ringrazio. Ma insomma, quando c'è una squadra tutti collaborano, quindi... Buon lavoro, vedi che c'è davanti a noi, guarda, grazie. La nostra mascotte, Romina sta riprendendo le mascotte, quindi tutto questo è semplicemente meraviglioso. Bravissimi. Dai, alla grande, grazie. Alla grande, bene. Vai Lino, buon lavoro, grazie a voi. Ebbene sì, ci siamo, finalmente abbiamo al nostro fianco il presidente Santino Mineo che sta seguendo questa importante giornata qui alla Lamezia Terme. Presidente, siamo partiti col botto, è una prima edizione, però mi sembra che tutto stia andando bene.
Diciamo che il lavoro fatto dal comitato regionale nostro della Federazione di Atletica sta avendo i suoi frutti. Grazie al Presidente regionale la Calabria ha ottenuto diversi progetti che si chiamano, che la FIDA nazionale insieme a Sport e Salute sta realizzando, che sono Rancard Young, Rancard Silver, scuole aperte allo sport, il talento e via. Diciamo che oggi qui abbiamo i ragazzini del Rancard Young dagli 8 ai 14 anni e i ragazzini del Rancard Silver da 65 anni in poi. Abbiamo scelto Lamezia perché sia come punto centrale sia per l'ottima organizzazione che ogni volta fa la Nicolas Green e la Violetta Club. Per noi come comitato regionale venire qua e vedere tutti i ragazzini essere presenti in questa diciamo attività di riferimento regionale, perché tutte le società che fanno parte di questo progetto Rancard Young, tutte le società stanno lavorando dal mese di maggio all'interno di palestre, di scuole, all'aperto, per da una parte avviare i ragazzi all'atletica leggera, quindi i bambini, cominciare a fargli conoscere questa disciplina primordiale, dall'altra parte cercare di far muovere dai 65 anni in poi, e pensa che in alcuni progetti abbiamo gente pure di 84-85 anni, anche per cercare di stare insieme, per dire che il movimento è importante e che la vita non finisce soltanto stando fermi, ma stando insieme con gli altri si può migliorare, si può continuare. Ecco per cui la FIDA al Comitato regionale ci tiene tantissimo, il suo presidente regionale, il nostro presidente regionale, il professor Vincenzo Caira, che tanto si è prodigato per questi progetti. Noi possiamo dire che siamo fermamente contenti di questo lavoro, ancora tanti ragazzini delle scuole significa grande impegno, significa ancora lavoro di insieme, di simbiosi, per cercare di portare i ragazzini all'atletica leggera. Insieme a Sport e Salute, la Federazione Italiana di Atletica Leggera sta giocando una grande scommessa e noi credo che oggi qui in Calabria possiamo dire di esserne soddisfatti, perché i presupposti ci sono per poter andare avanti e fare un grande lavoro. Bene Presidente, in bocca al lupo, buon lavoro, a da Maiora sempre. Facciamo la prepara. Ciao. Adesso è la volta di un responsabile tecnico calabrese di una scuola veramente importante che noi sentiamo, intanto gli chiediamo il nome. Sono Scipione Pacenza e appartengo alla scuola Tatia Crotoniate e sono uno dei responsabili del mezzofondo calabrese. Siamo venuti qua per questa gara perché è Lamezia e sono molti competitivi ad organizzare le gare per i ragazzini. Si parte da qua, si parte. Però poi la cosa importante è proseguire, perché c'è un bellissimo materiale umano, i genitori sono entusiasti, insomma non è la solita partita di calcio, vedere i genitori fare tifo per i propri figli è un'emozione. Sì, effettivamente, anche perché sono stati selezionati dei bambini che partono addirittura da 2 anni, quindi è un evento, il primo che viene realizzato qui in Lamezia Terme. Ma già che li facciamo uscire da casa e non stanno alla poltrona, PlayStation, cellulari, questa è una grande cosa, almeno siamo una macchina umana e siamo nati per camminare, per arrampicarci, quindi senza velità i bambini devono divertirsi per adesso, poi anche perché adesso le variabili sono tante a livello giovanile, magari anche a livello mentale, oggi si è persona della corsa, domani del basket, però l'importante è iniziare a fare sport. Perfetto, continuiamo su questo percorso. Grazie. Amici, adesso con noi Cesare Posca, che porta la nipotina in braccio, che ha già partecipato a questo meraviglioso evento. Cesare, benvenuto. Allora, bellissimo essere in veste di nonno Cesare con la nipotina Julie e partecipare a questa fantastica iniziativa. Era proprio d'obbligo, anche perché c'è una cornice meravigliosa di pubblico, di colori, quindi ci sono tante emozioni, complimenti agli organizzatori per questa corsa di Natale riservata ai piccini, a quelli più piccoli, ai bambini più grandi, bellissimo, proprio un tributo di emozioni e complimenti ancora a voi tutti, e voi sempre presenti,
immancabile la vostra presenza, complimenti anche a voi. Grazie Cesare, grazie, complimenti a te per questa splendida nipotina. Giulia si chiama come la mia nipotina, quindi grande veramente. E questa veramente è una bella coincidenza, anche perché noi siamo fraterni amici, quindi avere in comune anche questo è un motivo per stare ancora più felici. Assolutamente sì, a Di Maiora sempre, grazie, grazie Cesare. A Di Maiora sempre, grazie a voi. Ecco, si conclude. Ci siamo, finalmente ci raggiunge il dottore Giuseppe Furgiuele, un po' preoccupato veramente Pietro, perché mi diceva come mai non è arrivato? Purtroppo ho avuto un altro impegno, però sono riuscito ad arrivare. Pietro mi ha tempestato di telefonate, mi ha detto arrivo, non ti preoccupare. Allora, per la sua gioia, per la tua di gioia, oggi è un evento che è il primo. Siamo partiti veramente col botto, tantissimi iscritti, tantissimi genitori col sorriso che hanno portato i loro bimbi. Infatti a me quando ho fatto la strada e stavo arrivando mi si è aperto il cuore, perché ho cominciato a vedere i bambini. Il nostro scopo era quello proprio di promuovere l'attività motoria, e poi questo è il nostro obiettivo di partenza per questo anno, che poi ci porterà alla panoramica di maggio 2024. In tutto questo contesto la tua partecipazione, la tua come associazione diventa veramente importante, perché avete supportato questo evento. Allora, noi partecipiamo sia come società scientifica ma sia come Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro. L'abbiamo supportato perché noi abbiamo una serie di linee progettuali sulla promozione della salute in generale e dell'attività motoria in particolare, soprattutto per i bambini delle scuole. Visti i dati epidemiologici che ogni volta ripetiamo, quindi volevamo fare qualcosa di più attivo, e questo è un bel esempio. Dottore, io vorrei che tu dessi ancora una volta un messaggio per fare capire quanto è importante per la salute partecipare a questi eventi. È importantissimo, perché la promozione della salute e la promozione dell'attività fisica deve cominciare sin da bambini, veramente alla nascita, quindi dobbiamo promuovere la salute in tutto l'arco della vita, cominciando dalle prime parti della vita, e lo dobbiamo fare costantemente. Questo è un bello evento, una bella giornata di sport, però ci deve portare a costantemente a fare attività motoria.